E allora ritorniamo in diretta dal Palazzauli per questo secondo incontro che vede in campo le due capoliste del girone, la Magnolia Basket a campo basso contro il Basket Roma. È appena terminata la prima partita della seconda giornata. Venezia ha battuto con il punteggio di 53-48 la Allianz Jazz. Diamo il benvenuto a coach Antonio Crisconio. Buonasera a tutti. Allora parliamo Castellaneta di Bolzano. Vediamo qui seduta davanti a noi la giocatrice di Roma infortunata. Il primo possesso è di campo basso con la numero 43 Moscarella. Palla rimane nelle mani di campo basso. Allora coach, la vittoria di Venezia mantiene ancora le speranze di qualificazione delle Lagunari. Logicamente Geas ha l'opportunità di rimanere ancora in lizza solo se Campobasso batte Roma. Sicuramente stasera sarà Campobasso-Roma, si incontrano due squadre viste nella prima giornata, una di grande fisicità come Campobasso e una squadra come Roma che difende allo strenuo, quindi sarà, sicuramente andremo incontro ad una bellissima partita sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista agonistico che tecnico. I quintetti in campo, ci mancano solo quelli. Campobasso in campo con Giacchetti, Trozzola, Chinonez, Moscarella e Bocchetti, le campionesse d'Italia in campo con Luca Antoni, Fantini, Preziosi, Aguilar e la numero 12 Cenci. Attacca Giacchetti, non va a canestro, si gira, il tiro è sbagliato, la Moscarella la recupera, la dà fuori a Trozzola, ancora la 21, c'è fallo in attacco. Di campo basso, vediamo a chi è stato assegnato il fallo, o palla persa, perché non c'è nessuna segnalazione. Palla persa Giovanni. No, no, fallo del 43. Ah, ok, il fallo è proprio di Moscarella. Moscarella. Aguilar, capitano di Roma, avanza, mette la palla nelle mani di Cenci, cercata Fantini, però Preziosi si mette da sola, Chinonez recupera il pallone, costu costa di Chinonez, 2-0 campo basso. Stasera coach Buongiorno deve lavorare tantissimo, far lavorare tantissimo le sue ragazze per arginare lo strapotere fisico di Chinonez e sicuramente di Moscarella, che ieri hanno dimostrato di essere atleticamente due giocatrici molto valide. Moscarella recupera il rimbalzo, Chinonez spara da tre ma sbaglia. Attacca Luca Antoni, chiama a sé Fantini che non capisce subito la chiamata della numero 5, sfrutta adesso il blocco, la palla arriva a Fantini contro Chinonez, la giocata d'incrocio, Chinonez la ferma, Parisi ancora Fantini, Chinonez ancora stoppata, Buongiorno chiede fallo, Chinonez la tocca, palla Roma. Campobasso vuole correre, fanno viaggiare tanto la palla, vuole correre, adesso c'è stato un passaggio che si tenta quando tiene un atleta in campo, una compagna in campo di un atletismo come Chinonez, cerchi di dargli qualsiasi pallone. Locantoni sbaglia, Moscarella la recupera, Chinonez ancora, canestro e fallo. Attualmente Chinonez contro tutti. Sicuramente. Ripeto, non, cioè, perdonatemi se sono ripetitivo, però ha uno strapotere fisico fuori dal normale, sicuramente. Viene già richiamato Buongiorno. Beh, sicuramente fa parte del gioco, l'allenatore cerca di dare
un attimo pressione, indicazione alle proprie atlete, e l'arbitro fa il suo dovere, quello di cercare di contenere un poco le sfuriate dell'allenatore. 5-0 di parziale per Campobasso, 5-0 logicamente il punteggio. Campobasso che sta difendendo a uomo Aguilar per Fantini, gran giocata di Fantini che sblocca il punteggio per Roma. 7 minuti da giocare, 5-2. Ancora Chinonez che qui sbaglia, Fantini recupera il palleggio. Luca Antoni, Aguilar per Cenci, attacca Trozzola, la 12, lo scarico per Preziosi, ancora Fantini, attacca Moscarella, il tiro è sbagliato, la stessa Fantini al rimbalzo, la palla arriva a Preziosi che spara la tripla lunga, ancora Fantini sul perno, sbaglia ancora lei, attenzione, secondo fallo di Moscarella. Ieri Moscarella nel primo e nel terzo quarto è stato il valore aggiunto di Campobasso, adesso dopo meno di 4 minuti ha già commesso il suo secondo fallo. Su 2, un punteggio di 5-4, canestri realizzati da un lato da parte di Fantini e da un lato da parte di Quinonez, quindi le due lunghe delle due squadre sono quelle che la stanno facendo padroni in questo momento. Giovanni, la tripla corta di Giacchetti è come spesso a me piace dire, Quinonez 5, Fantini 4 sicuramente. Preziosi, Cenci spara la tripla lunga, Moscarella va al rimbalzo, la voleva Luca Antoni quella palla, ancora Giacchetti, sposta Preziosi, Moscarella si muove, Bocchetti esce invece Moscarella ad andare fino in fondo dentro, Moscarella oggi con le polveri bagnate, attacca Cenci, palla per Luca Antoni, ancora per Fantini, arriva Moscarella, palla toccata. Sì, c'è stato un buon recupero difensivo da parte di Moscarella. Roma secondo me deve correre per mettere in difficoltà, diciamo, non per mettere in difficoltà, per cercare di superare lo strapotere fisico di Campobasso, che comunque è molto ben piazzata in campo con due atlete fisicamente molto forti. Luca Antoni porta avanti Roma di 1, Moscarella perde palla. E Moscarella sembra essere un giocatore diverso da quella che abbiamo visto ieri, però siamo appena all'inizio. Moscarella stasera è un'altra giocatrice, un attimo condizionata dai falli sicuramente. Il coach Diodallevi la richiama in panchina per farla un attimo ragionare, cercare di farla tranquillizzare un po'. Attacca Roma, ancora Fantini, chiusa da tre maglie bianche, ma Fantini sfrutta il mismatch, sbaglia da sotto, realizza il canestro con fallo. Realizza Fantini ed arriva già a 7 punti, al numero 7 di Roma, più 4 per le campionesse d'Italia. Fantini ieri è stata un poco sottotono, stasera è partita benissimo, boom per Roma, sta lavorando benissimo in attacco Fantini, quindi come hai detto coach, è proprio il dato statistico come hai detto tu ieri. Ieri tutta la partita 7 punti, oggi 7 punti.
Aguilar, canestro e fallo. Il fallo della Quinones. Time out. Diotallevi ci vuole parlare un attimo su Roma, come dicevo, una squadra che mette tantissima pressione sulla palla, difende forte e parte in contropiede. Sicuramente in questo momento diciamo la velocità la sta facendo da padrone sulla forza fisica di Campobasso. Vediamo come usciranno poi le ragazze di coach Diotallevi da questo time out. Giovanni, di solito un time out serve un attimo per riordinare le idee, però in questo momento secondo me il time out di Diotallevi è un time out più per parlare, per far giocare un poco più tranquilla la propria squadra. Questo è tutto. Quest'anno infatti abbiamo visto molti canestri sbagliati da sotto da parte di Moscarella, quindi cercare di dare tranquillità e di farle entrare in ritmo a tutte quante. Si ritorna in campo. Tanto io mi sto aggiornando un attimino la classifica, ma soprattutto con la vittoria di oggi Venezia arriva a 2 punti, ma a 99 canestri fatti, 120 subiti. Questo può essere un dato importante statistico per vedere. Aguilar sbaglia ancora, Fantini sbaglia, e qui Fantini, se fosse riuscito a realizzare questo praticamente in un ame, in quasi 6 minuti, si sarebbe già migliorato il suo score di queste finali. C'è fallo, si arrabbia coach Buongiorno, sta per entrare Belluzzo. C'è il secondo fallo di Aguilar, è giusto. Sicuramente coach Buongiorno ritiene molto importante ma Aguilar sicuramente è una giocatrice molto consiglio importante da dare era Roma. Quello di contenere la penetrazione senza cercare di andare a cercare la palla, scusate la ripetizione del cercare, però in questo caso bisogna difendere, braccia alzate e cercare di contenere la penetrazione. Giacchetti fa 1 su 2 ai liberi, Trozzola, lo scarico per la tripla della Quinones, segna anche questo, e che dire. Attacca Luca Antoni, 11-9 per le campionesse d'Italia in carica. Luca Antoni attacca, si gira, chiusa, lo scarico per Fantini che va a canestro sbagliato, chiede fallo, tecnico a Buongiorno. Tecnico, intanto rivediamo la tripla di Quinones. Poi vediamo se riusciamo a trovare anche il replay del fallo e delle proteste di coach Buongiorno. Il fallo non chiamato a Fantini. Quinones andrà in lunetta per il libero sul fallo tecnico. C'è una sorta di timeout in campo per le ragazze di Roma. Segna Quinones, che arriva già a 9. E Campobasso si riavvicina a -1. Corna chiamate da Giacchetta, cornalato chiamate da Giacchetti. Ogni tanto riusciamo a vedere anche gli schemi che fanno. La tripla sbagliata di Vitali, la palla esce fuori, 3:15 da giocare, il possesso ritorna nelle mani di Basket Roma. È il primo tecnico chiamato alla seconda partita della seconda giornata. Sicuramente coach Buongiorno vuole far valere le sue ragioni, però la coppia arbitrale sicuramente per gestire al meglio questa partita deve dimostrare anche personalità in questo caso. Qui il tiro sbagliato di Cenci, Quinones prova ad andare cost to cost ma perde palla, Luca Antoni si mette in proprio, corto
La palla toccata da Vitali, la palla finisce nelle mani poi di, era Preziosi, era Giacchetti che con Bocchetti riesce a superare la metà campo. Chiama time out, coach, buongiorno. E ancora Chinonez che fa una cosa meravigliosa, ma sbaglia, coach. Ha fatto un movimento sotto canestro ed un passo e giro per andare a canestro. Comunque stiamo vedendo una bella partita, c'è un'intensità messa in campo da tutte quante, veramente una bellissima partita sotto dal punto di vista dell'intensità. Sicuramente si sta vedendo anche qualcosa bello di tecnica, sicuramente la Chinonez ci sta deliziando con delle giocate belle, ma anche Fantini, non vorrei sbagliare, giusto Fantini, Giova? La numero 7, Fantini. Fantini sotto canestro sta facendo valere la, il proprio valore. Ricordiamo il punteggio a 2.33, intanto vediamo la giocatrice di Roma, Benini, con una caviglia bloccata, però io l'ho, durante la presentazione l'ho nominata, come giusto che sia, perché è in panchina. Attacca Preziosi, lo scarico per la tripla di Cenci, lunga. Vitale recupera il pallone, serve Giacchetti, fa correre Chinonez, lo scarico per la tripla sbagliata di Bocchetti, possesso campo basso. Chinonez fa la voce grossa sotto canestro, ma sicuramente coach bisogno nel time out, abbiamo avuto la fortuna di stare, di ascoltarlo, stare vicino, ha detto che bisogna andare subito a chiudere l'aria perché affrontarle uno contro uno a tutto campo è devastante, diventa un poco devastante. Però Roma ha tutte le carte in regola per difendere, perché è una squadra che ieri mi ha fatto una grandissima impressione lavorando forte 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 in difesa. Rimessa ancora per campo basso, Vitale cerca la Chinonez, poi decide di andare da sola, arriva, il tiro è corto, la palla nelle mani di Luca Antoni, cercata e trovata Fantini, nuovamente Luca Antoni. Cercata Fantini che attacca il canestro, attacca Vitali, commette fallo, la numero 18. Fantini con questi due liberi può già migliorare il suo score di ieri. Fantini sta facendo dei buoni movimenti in attacco, sta cercando di prendere posizione sempre per giocare, per sfruttare la sua agilità nel giocare uno contro uno, e in questo momento comunque è la migliore realizzatrice di basket Roma con 7 punti, abbiamo, è con due liberi a sua disposizione dove può aumentare il suo bottino di punteggi. Esce Preziosi per Roma, entra con il numero 15 Brandimante. Incredibilmente Fantini sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. Bocchetti recupera il pallone. Serve Trozzola. Campo basso che è sotto di uno, ad 1.30 dalla fine. La palla arriva a Chinonez, lo scarico extra pass per Trozzola che ha un brutto controllo. Ancora per Bocchetti, spara la tripla. Bocchetti, sorella di Sara Bocchetti, la tripla nel sangue. Buon sangue, non mente. C'è il fallo di Trozzola. 13-11 campo basso.
Luca Antoni segna il primo, sbaglia il secondo, primo errore ai liberi di Luca Antoni, terzo punto per lei. Roma è sotto di uno, Vitale attacca a corto, esce il tiro, la palla finisce nelle mani ancora di Luca Antoni. Fantini, 6 secondi, si gira, realizza il suo nono punto. Roma è avanti di uno, ultimi 30 secondi di questo primo quarto. Attacca adesso campo basso con Del Sole, entrata in campo Bocchetti, serve ancora Vitale, il tentativo di servire Quiñones che si appoggia ma sbaglia. Fa le cose difficili ma sbaglia quelle facili. Sicuramente. Comunque bisogna apprezzare il lavoro di Belluzzo su Quiñones, sta giocando sempre d'anticipo cercando di non farla ricevere palla, anche con una differenza di altezza non di poco e di forza fisica, sta lottando alla grande, sta lottando alla grande. Attenzione perché esce Luca Antoni in questi ultimi 11 secondi, ritorna in campo Preziosi, ritorna in campo anche, entra in campo Leghissa. Escono Luca Antoni e l'altra non la vediamo, Fantini giustamente. No, io purtroppo coach ho tutte avanti, quindi ho difficoltà nel vedere. Trozzola si mette in proprio, corta e Del Sole tira male. La palla arriva nelle mani di Cenci, vediamo se tira, tira. Campo basso, 14 per Roma. A te coach. Un primo quarto equilibrato, bello, con tanta intensità, buone cose in attacco, ripeto, forse con qualcuno di campo basso stasera un poco sottotono, sicuramente Moscarella, anche condizionata da due falli, ha dato poco in questo momento alla sua squadra, però Roma è ben messa in campo, difendono bene, fanno girare la palla e stanno cercando continuamente palla al post, e Fantini sta dando un bel po' di fastidio alla difesa di Campobasso. Adesso è uscita, è entrata Leghissa, che ieri ci ha fatto una buona impressione, perché ieri ha sostituito in parecchi frangenti, ha sostituito Fantini, Leghissa, e ha fatto una buona impressione anche lei, ha dei bei movimenti sotto canestro, può dare profondità alla squadra. Allora 40 secondi, io chiedo scusa se ogni tanto durante gli intervalli mi sentite un attimo poco, ma anche perché ho continui messaggi anche da parte. È giusto. Siamo pronti per dare inizio al secondo tempo, al secondo quarto. Abbiamo un sacco di carte davanti agli occhi. Coach, diventa quasi difficile ed improbabile. Dopo ricorderemo all'intervallo lungo, anzi al primo intervallo, anche ad un time out, i tornei delle finali nazionali in programma nei prossimi giorni. Attacca Roma, avanti di uno con Preziosi, sfrutta il blocco di Leghissa, attacca Preziosi, alza la parabola, il tiro è sbagliato, la palla finisce nelle mani di Bocchetti. Trozzola, Quiñones, Del Sole,
si cerca e si trova ancora Quiñones, che va a sbattere contro Luca Antoni, che rimane a terra. Però ancora una volta, coach, diamo il merito a Belluzzo della grande difesa su Quiñones. Sta lavorando fortissimo, veramente sta facendo una partita di un'intensità mostruosa, sta lavorando tantissimo. Quiñones non è facile da marcarla perché ha di un atletismo, ma Belluzzo gli sta lavorando tantissimo. C'è questo parlare al tavolo tra Parisi e il tavolo. Dopo Parisi, buongiorno, il tecnico che amo di più, perché la vive come Parisi la partita. Aguilar sbaglia da sotto, la recupera Quiñones, che va fino in fondo, e ancora Belluzzo ci mette solo il corpo e la mette in difficoltà. È bastato poco nel difenderla, e con un piccolo movimento l'ha sbilanciata e Quiñones ha sbagliato in penetrazione. Bisogna fare complimenti alla numero 8 che abbiamo qui davanti adesso a noi. Aguilar sbaglia il rimbalzo a Di Vitale, che serve Trozzola. Lo scarico per Vitale, da tre. Vitali da tre, 16-14. Che bella partita, appena 11 minuti e mezzo. Gran bella partita, coach. Intanto fallo su Aguilar da parte di Bocchetti. Una partita bella giocate tutte e due le squadre, c'è un'intensità, ci sta tutto, si gioca a viso aperto, ma vediamo anche comunque delle difese molto 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 aggressive da parte di Roma, ma si sta giocando bene su tutte e due i fronti del campo. Aguilar realizza il primo, arriva con questo canestro appena tre punti. Con questo potrebbe impattare l'incontro, ci riesce, quarto punto per lei, 16 pari, 8 e 23 da giocare in questo primo tempo. Trozzola manda via Vitale, serve Giacchetti che si palleggia, anzi Bocchetti che si palleggia sui piedi, si rammarica la numero 30. Giovanni, come ti dicevo, Roma mette tanta intensità in difesa e ti porta a fare questi errori, sicuramente ci mettono tanto, una squadra, non per questo è la campionessa d'Italia in carica, e adesso Aguilar da tre punti punisce la difesa di Campobasso. Il capitano di Roma porta avanti le capitoline di più tre. Bocchetti, Trozzola attacca, grande palla scippata da Cenci, che attacca, anzi da Brandimante che attacca, sbaglia Quiñones ancora una volta, cost to cost, canestro e fallo. Fallo, non ho visto di chi è, lo vediamo al tabellone. Quiñones ai liberi, il fallo è di Preziosi. Quiñones nei primi 13 minuti è partito almeno 6 volte come un treno da sotto il suo canestro, arrivare all'altro canestro per cercare di giocare a tutto campo uno contro uno, e ha fatto, sicuramente ha sbagliato un paio di canestri, ma ha fatto anche due canestri e fallo, che questo incidono tantissimo. Esce Belluzzo, bisogna intanto affrontarla bene. Rientra Fantini. Esce un'ottima Belluzzo e Luca Antoni rientrano. Belluzzo ha alzato un poco il quintetto. Belluzzo ha fatto un grosso lavoro su Aguilar, su
Chinonez, anche se Chinonez ha realizzato 12 dei 19 punti di campo basso. Assente per il momento Moscarella, attacca ancora Fantini, sbaglia l'appoggio, la palla finisce nelle mani ancora di Roma. Fantini chiede scusa, Fantini chiede scusa al coach. Adesso è Diotallevi che viene richiamato dagli arbitri, che era uscito fuori dall'area tecnica, e non si può fare, la linea che delimita l'area tecnica deve essere rispettata. Rimessa Roma, ancora riceve Fantini che attacca Chinonez che ha due falli a carico, realizza Fantini e Fantini ci gioca bene addosso alla Chinonez, che purtroppo limitata già da due falli difende non proprio alla strena, ma purtroppo che è anche giusto, mancano, non può evitare, siamo ancora nel secondo quarto, quindi è giusto che sia così. Più due Roma, 21-19, 6:45 da giocare in questo istante. Luca Antoni, l'antimante si abbassa, ma Luca Antoni va dall'altro lato dove c'è Fantini, due volte sfrutta il blocco, il tiro sbagliato. Brandimante lotta, palla ancora per Roma, in attacco sui rimbalzi con la più piccola, Brandimante. Roma ci sta mettendo, Roma ci sta mettendo più cattiveria, più agonismo. Roma è molto presente in campo, la lotta su ogni pallone, a rimbalzo, stanno sempre a rimbalzo, in attacco, sempre pronte su ogni palla. Ripeto, sono le campionesse d'Italia in carica, qualcosa avranno per essere campionesse in carica. Esce Vitale, ritorna in campo, una per il momento spenta Moscarella. Sicuramente la stare seduta in panchina e vedere le proprie compagne giocare l'ha messa, sicuramente si sarà ricaricata. Vediamo un attimo come affronta adesso questo. Trozzola attacca Brandimante, la palla è fuori dall'altro lato, ancora per Trozzola, si cerca Chinonez, due secondi, c'è ad un secondo fallo di Luca Antoni, ingenuità della numero 5 di Roma che commette il suo primo fallo. Anzi no, è della numero 15, Brandimante. Del Sole spara, attenzione, c'è il fallo. Saranno tre liberi per Del Sole, vediamo se abbiamo il replay, caro coach. Sì. Coach, buongiorno, si è dovuto contenere molto nelle proteste perché eccolo al secondo qua, tecnico. Coach, eccolo qua. Ma qui diciamo che Chinonez forse è spinta da un avversario, però ho questa incertezza. È stato un fischio un poco comandato dalla caduta, sì, della Del Sole, più che dal fallo vero e proprio, perché c'era anche una spinta da parte di Chinonez sul blocco. Uno su tre di Del Sole. Allora, vedendo il replay, questo dubbio mi rimane. Logicamente per noi, coach, che siamo seduti qui comodamente con le gambe lunghe, è facile parlare. Sicuramente, sono delle valutazioni che facciamo agli arbitri, non deve essere mai messo in discussione, ma no, l'operato degli arbitri. Loro fanno questo di mestiere, quindi penso che più di noi sanno interpretare un fischio, un'azione e tutto. Beh, ma la differenza che abbiamo tra noi e loro, fallo di Fantini, è che noi abbiamo visto il replay, quindi questo dubbio
ci è rimasto. Sicuramente. Loro invece devono decidere in un lampo. In un nanosecondo devono dare una giusta interpretazione. Non possiamo dire che il fischio è sbagliato o il fischio è giusto. È una nostra impressione. Perché eccolo qua di nuovo. Forse qui si vede meglio la spinta di Luca Antoni su Quinones, che poi fa cadere Del Sole. Rimango dubbioso, diciamo, ma il fischio ci può stare, quindi sicuramente non è la un protesta, errore di Castellaneta. Cioè, la protesta, il parlare di coach Buongiorno era chiamando fallo alla numero 11 che non stava su quell'azione. Non potevano essere tre tiri liberi, ma era possesso per Roma. Perché... E terzo fallo di Quinones. Sì. No, il fallo è stato chiamato alla 11 di Aguilar in quella situazione. Ah, ok. Fallo di Quinones su Aguilar. È il terzo fallo. E questa? No, niente. Fallo chiamato alla numero 10. Ah, la numero 10. E, il primo fallo di Preziosi. Chiedo scusa, Giacchetti. Preziosi è di Roma. Aguilar e Lunetta. Uno su due. Moscarella recupera il rimbalzo. Ancora gran canestro qui di Giacchetti. Terzo punto per lei. Stiamo assistendo veramente ad uno show in questo momento. La tripla di Aguilar, il capitano, li porta avanti Roma. Quanti sorpassi e controsorpassi. Moscarella penetra, arriva fino in fondo. Quarto punto. Il quarto punto di Moscarella. Gli diamo il benvenuto. Il benvenuto, dai. Ci ha messo 16 minuti e mezzo per capire che sta giocando, però dopo la grande prestazione di ieri ci può anche stare un attimo di ritardo. Qui Luca Antoni ha difficoltà. Palla sporcata da Giacchetti. C'è cambio per Campobasso. Esce Quinones e qui Diotallevi la mette fuori per evitare il terzo fallo di Quinones. Entra con il numero 7 Baraldo, rimessa a Roma. Si cerca Luca Antoni, c'è il fallo. Vediamo di chi. Nella numero 10 Giacchetti. Secondo fallo per lei. Con questo Luca Antoni impatta l'incontro. 26 pari. Segna il secondo ed è quinto punto Luca Antoni, più uno Roma. 3:20 da giocare. Giacchetti, finta di sparare la tripla, si sposta a Baraldo, la palla arriva a Moscarella, adesso manda via tutte se le vuol giocare con Fantini, che scivola, attenzione, palla persa. Ottima scelta qui di Parisi, perché Moscarella scivola, nel scivolare porta a terra Fantini, palla persa da Campobasso. Ma gli arbitri stanno attuando un buon metro arbitrale, perché alla fine in questo caso non c'era fallo, c'è stato uno scivolamento in difesa e Moscarella si è appoggiata su Fantini. Alla fine, appoggiando su Fantini, ha perso l'equilibrio e ha portato la palla fuori. Attenzione, Aguilar a terra, subisce il fallo di della numero 7 Baraldo. Campo adesso sta iniziando ad essere anche scivoloso, visto le tante cadute
macchie ci sono, si ricorre spesso a pulire il campo. Due liberi Aguilar che può riportare Roma avanti di tre, realizzandoli entrambi. Sbaglia il primo, una delle cose brutte, e questo lo dico anche quando gioca Battipaglia in casa, è: posso capire il fischio ma non il grido, però fa parte del gioco, fa parte del gioco. Attacca Campobasso per la tripla di Giacchetti, lunga, si lotta al rimbalzo, maglie bianche, Moscarelle no, infrazione di passe della 43. Le ragazze di Campobasso si mettono le mani in faccia, vediamo un po'. Aguilar frutta il blocco di Fantini, gli dà la palla, serve poi Cenci, ancora per Fantini, la palla toccata, palla a campo basso, Aguilar era qui libera che stava chiamando la palla. Vabbè, si è giocato un hanno giocato su Fantini, che fino adesso è stata molto propositiva sfruttando le sue doti fisiche. Attenzione perché c'è fallo in attacco, blocco in movimento di Baraldo, a numero 7 il secondo fallo. Entrambe le squadre sono in bonus. La regia di basketlike.it ottima, ci fa vedere tutto quello che succede, soprattutto i dubbi che ci stiamo chiedendo anche noi. Giacchetti pesta la linea bianca, c'è time out chiamato sicuramente da Roma. Vediamo anche questa qua, se la regia ci fa vedere questa linea bianca pestata, ma anche qui noi c'è stato un grandissimo lontani lavoro da parte della Belluzzo sicuramente, ma l'arbitro stava in molto prospettiva più vicino di noi, la linea, quindi poteva vedere meglio di noi che siamo qua, dai. Allora, a me non va di dire che stanno arbitrando male, stanno avendo lo stesso metodo da entrare, stanno, diciamo che se proprio bisogna dire una cosa, stanno sbagliando per uno e per l'altra squadra, o stanno facendo bene per uno e per l'altra squadra. Il livello arbitrale è alto. Io dico sempre una cosa: ognuno in campo dobbiamo accettare l'operato di ma tutti, sì, sicuramente, ma come sbagliano gli atleti, come sbagliano gli allenatori, come sbagliano i tifosi, anche gli arbitri possono, ma devono fare, sbagliare, ma sicuramente non è questo. In questo momento c'è una partita di un'intensità forte, quindi stare ma sempre ci possono tutti, stare infatti, i fischi, dubbi fanno parte del gioco, poi noi siamo da questa parte, sì. Parisi è da quell'altro lato, quindi vede molto meglio lui di noi, anche se abbiamo visto il replay, perché potesse anche che la linea sia stata pestata prima, sì, sulla partenza. Quindi ancora Roma in attacco con Belluzzo, cercata Fantini, trovata Aguilar, attacca, due secondi, un secondo, Aguilar sbaglia, palla persa, però Buongiorno applaude le sue. Sì, hanno girato bene la palla, coach Dio De Allevi si ha cambiato difesa, si è messa a difendere la zona, Roma ha girato bene la palla trovando anche un discreto tiro aperto, sicuramente non sempre va a buon fine la scelta. Se dovessero entrare tutti i canestri, la partita, tutte le partite finirebbero 300 pari. Coach Buongiorno chiama pressione a tutto campo. Pressione a tutto campo. Del Sole, palla quasi recuperata da Roma, vediamo se riescono, palla recuperata adesso da Roma, il possesso alternato, vediamo però che la signora Castellaneta si avvicina a Parisi.
perché dalla panchina di Roma ci chiede giustamente fallo su Brandimante, perché dicono che la giocatrice di Campobasso sia abbracciata. 8 secondi, infrazione di campo di 8 secondi, anche perché vedevamo sul 15 secondi, quindi erano già 9 secondi passati su 8 disponibili. La difesa di Roma recupera palla, Brandimante serve Preziosi, ultimo minuto e mezzo in questo bellissimo primo tempo. Lo scarico per Belluzzo che attacca Baraldo, alza la parabola sfortunata, la numero 8 in maglia nera, Giacchetti, serve Trozzo, la palla scacciata a terra per Moscarella. Qui ingenuità di Roma. Stavolta c'è stata una buona circolazione di palla da parte di Campobasso per superare la pressione. Giovanni, come ne parlavamo già ieri, ne parliamo sempre, meno palleggi, più passaggi e si arriva subito a canestro. Moscarella andrà al tiro libero aggiuntivo, lo realizza, arriva a 7 punti con Campobasso nuovamente avanti di 1, ma qui Giacchetti fa un miracolo, fa una magia, recupera palla, fa canestro. Bisogna dire che ci sono i due allenatori, si stanno confrontando sui cambi di difesa, pressione da parte di Buongiorno, pressione anche da parte di Rio Dallè. Sì, time out. C'è stata pressione a tutto campo da parte di Roma, palla recuperata. Pressione da tutto campo da parte di Campobasso, due palle recuperate, due canestri subiti. E coach Buongiorno si sta facendo sentire con le sue ragazze. Si è fatto sentire non solo dalle sue ragazze, secondo me l'hanno sentito anche fino a Roma. È giusto tenere alta la a me più questi allenatori così belli focosi piacciono tanto, perché vuol dire che ci tengono veramente alle loro ragazze. Sì, cioè, sicuramente ieri abbiamo avuto il coach Rossi che ci ha tenuti sempre in movimento per i suoi, sul suo stare sempre sul pezzo, pressione continua su tutto. È ritornata in campo Chinonez, Giacchetti può sparare la tripla, decide di penetrare e sbaglia da sotto, il rimbalzo è tutto di maglia nera, Moscarella prova a scipparla e adesso Campobasso è diventata davvero aggressiva. Sì, hanno aumentato la pressione difensiva e vediamo che Roma sta andando un po' in difficoltà su questa situazione. Attacca Brandimante, palla a Fantini, si trova Moscarella, decide di andare dalla parte più difficile. Attenzione perché il terzo fallo di Moscarella. Campobasso a Moscarella 3, Chinonez a 2. E bisogna fare attenzione. Sicuramente bisogna fare attenzione. Però in questa situazione Fantini sta dimostrando che sotto canestro si fa valere. Realizza Fantini. Realizza Fantini. Cambio. Esce proprio Moscarella. 13 per Fantini, 12 per Aguilar. Coach, Roma sta ricevendo punti importanti dal centro e dalla propria capitana. In questo momento è la migliore realizzatrice in campo da tutte e due le parti. E qui Trozzola fa una gran giocata, c'è il fallo
il fallo fischiato a Fantini. E qui Aguilar, Aguilar dice che la signora Castellaneta ha fischiato un'ora dopo. Bocchetti ai liberi. Più due. C'è nulla da fare, coach. Questa è la miglior posizione per fare le telecronache. Siamo praticamente sulla panchina di Roma. Bocchetti realizza entrambi i liberi. Più tre campo basso dopo che il primo quarto si era chiuso. Più uno Roma. Preziosi si allontana, attira a sé Fantini, sceglie il lato di Fantini, lo scarico per Belluzzo, la tripla della numero 8 sbagliata. Brandimante, grande lavoro in attacco a livello di rimbalzi, il tiro sbagliato, non c'è fallo. Quinones da casa. ...33-30, ti lascio le conclusioni perché poi vediamo le statistiche. Un gran bel primo tempo sotto tutti i punti di vista, sicuramente si è iniziato a vedere anche un po' di lavoro, di pressione difensiva da parte di tutti e due gli allenatori, ma è una bella partita, veramente una bella partita. Stiamo vedendo un bel basket, Giovanni, sono due giorni che stiamo vedendo un bel giocare, ragazze che si impegnano tantissimo, e da parte di tutti c'è un'abnegazione enorme nel stare in campo, ma anche gli allenatori stanno facendo il loro, tutti si sta per una bella manifestazione, Giovanni. Coach, tra poco avremo le statistiche del primo tempo complessive, logicamente eccole qua, coach, te le lascio guardare, te le lascio commentare. Roma ha tirato 18 tiri liberi, però non è solo 12, Campobasso c'ha un 8 su 11, le squadre rimbalzi, Campobasso 28 rimbalzi, Roma 22, ma si stanno equiparando sulle palle perse tutte e due le squadre, e da due punti tirano, hanno gli stessi tiri ma con percentuali basse tutte e due le squadre, perché c'è un 8 su 23 Campobasso e un 6 su 25 Roma. Prima di dare la linea alla regia ti do un altro dato statistico: per Roma segnano in 3, sì. Vedo... Fantini 13, Luca Antoni 5 e Aguilar 11. Questo è un altro dato statistico importante, sicuramente. Luca Antoni ieri è stata la migliore realizzatrice della partita con 18 punti, oggi è ferma a 5 punti, però Fantini e Aguilar 13 punti e 11 punti, Aguilar ieri 12 punti in tutta la partita, oggi in due quarti 11 punti, quindi sicuramente non ben distribuiti i punti, però le tre bocche di fuoco di Roma si stanno facendo vedere. Però io devo sottolineare una grandissima prova in difesa da parte della Belluzzo, che è vero che Quinones ha fatto 12 punti, però Belluzzo sta cercando di limitarla nel miglior modo possibile. Linea alla regia.
E allora riprendiamo la linea dal Palazzaoli in attesa di iniziare il secondo tempo. Come vedete il cronometro è fermo ai 3 minuti. Ci sarà un cambio di arbitro. Mi arrivano delle notizie e quindi devo cercare di capirle al volo senza poter interrompere la mia chiacchierata. Stavo dicendo, cronometro fermo ai 3 minuti, ci sarà un cambio di arbitro perché la signora Alexa Castellaneta ha avuto un leggero mancamento. Rassicuriamo i genitori della signora Alexa Castellaneta. La ragazza sta bene, ha avuto un leggero giramento di testa, quindi si sta provvedendo alla sostituzione. Adesso, prima dell'inizio, è ripartito il cronometro, andiamo con gli highlights del primo tempo, così guardiamo un po' tutto quello che è successo. 33-30 il parziale per le molisane. Ecco qua gli highlights, quindi si parte subito con un canestro della Chinonez che la fa da padrona per tutto il primo tempo, poi risponde Fantini, quindi un inizio 5-0 Chinonez, poi 4-0 Fantini, come abbiamo detto in diretta, Chinonez 5, Fantini 4, poi si inizia a far sul serio anche con Benedetta Aguilar che qui in penetrazione realizza e subisce fallo, poi la tripla della Chinonez, ancora campo basso in avanti con un'altra tripla di Benedetta Bocchetti, sorella d'arte di Sara Bocchetti, poi ancora Fantini che nel pitturato la fa da padrona, la tripla ancora segnata dalle ragazze di campo basso, poi Aguilarre con una finta prima, poi tira a Chinonez in attacco che è devastante, è riuscita a fermarla solo al numero 8 Belluzzo, poi ancora vari canestri come stiamo vedendo, anche ancora un'altra tripla poi di Roma, poi Moscarella diventa la protagonista negli ultimi minuti del primo tempo. Ricordando quindi il parziale, si sta riprendendo, l'arbitro Castellaneta verrà sostituito dal signor Caneva che ha arbitrato la prima partita. Noi nel frattempo, prima di riprendere la linea, ricordiamo i punti di Magnolia Basket Campobasso e Basket Roma, un punto del sole, 5 per Giacchetti, 12 per Chinonez, 3 per Vitali, 5 di Bocchetti, 7 per Moscarella. Dall'altro lato abbiamo i 5 di Luca Antoni, i 13 di Fantini, gli 11 di Aguilar. Per Roma segnano solo in 3. Allora coach, la prima novità, ci sarà un cambio d'arbitro. La signora parlando con il dottore mi ha detto che la questione è un po' di pressione. Però ha preferito farla fermare, giustamente. Ci stanno tutti gli abiti qua a disposizione. Preferito non farla rischiare sicuramente. Ma come è giusto che sia. E si riparte. Il signor Caneva è ritornato in campo per arbitrare anche questa seconda partita. Campo basso per il momento a 4 punti in classifica e quindi sarebbe classificata come prima. A questo punto ci saranno altri 20 minuti di gioco da disputare. Si riparte con Moscarella, Chinonez, Giacchetti, Bocchetti e Trozzola per Diotallevi, ancora Chinonez, chiusa, gran palla, qui Chinonez ha fatto passare, coach, la palla, vediamo se riusciamo a vederlo anche nel replay che fra poco ci mostreranno. O la prima occasione. È andata fuori e c'è stato il recupero da parte di Roma. Luca Antoni, Aguilar, Fantini, Cenci e Preziosi per Roma che non tira. Luca Antoni non riusciva a sentire
il countdown delle compagne di squadra, perché ieri alle prime partite c'era poca gente, oggi anche in questa partita c'è sì, tanta gente. Però bisogna dare adito anche a Campobasso, che ha messo pressione sulla palla, quindi cercando di portare Roma al limite dei 24 secondi. Giovanni, è ovvio che i meriti sono sempre della difesa, non possono essere i miei. Qui Giacchetti fa una gran cosa, però il tiro Giacchetti è corto. Fa una gran cosa sul movimento per attaccare il canestro, sfruttando un grandissimo blocco da parte di Aguilar, però di Quinonez, scusatemi, però poi sbaglia il canestro. Fantini commette infrazione di passi, palla recuperata da Campobasso. Il parziale è stato vinto da Campobasso 20-16. Sì. Adesso anche il pubblico si fa sentire dagli spalti. Quinonez si mette in proprio, la palla sotto. Fantini capisce buon tutto. Lavoro di Fantini di anticipo su questo passaggio alto-basso tra Quinonez e Moscarella, che poi voleva intervenire, poi ci ha ripensato, ho tre falli, è meglio star fermo. Qui Aguilar sbaglia per di poco, Fantini la tocca, rimessa, e qui gli ultra di Campobasso si fanno sentire. (8-10 da giocare, più 3 campo basso. Moscarella ci pensa alla tripla, poi serve Quinonez, gran gioco. Beh, si trovano a meraviglia, prima Quinonez ha cercato Moscarella e c'è stato l'anticipo di Fantini, stavolta c'è stato che Moscarella ha cercato Quinonez e ha realizzato due punti. Adesso c'è stata una palla persa in attacco da parte di Roma, ma Campobasso sta alzando tantissimo la pressione difensiva e quindi questo porta a far lavorare in attacco anche Roma. Attacca adesso Campobasso, che è avanti di 5, lo scarico per Trozzola, anzi per Benedetta Bocchetti, che realizza da 2, 7:30, time out alla ripresa, ci saranno i liberi per Bocchetti, massimo sì, vantaggio sì, Campobasso. Coach, buongiorno, ci vuole parlare su con le proprie ragazze, perché sicuramente Campobasso sta aumentando sia la pressione in difesa ma anche i in giri attacco, del motore in attacco. In attacco. E sentiamo il pubblico, il tifo dei genitori, poi non li chiamiamo ultra, ma sono genitori. I genitori delle ragazze di Campobasso. Che ci accompagnano qui, è bello questo spettacolo. Ogni tanto il cameraman che abbiamo qui a bordo campo gira la telecamera verso il pubblico proprio per far vedere che c'è un bel po' di pubblico qui a Battipaglia che sta vedendo queste finali nazionali. Fino adesso da parte degli allenatori c'è stata una partita a scacchi di cambi di difesa, pressione e tutto. Adesso vediamo, coach, buongiorno, cosa mette in campo in questo momento. Libero aggiuntivo per la sorella d'arte Benedetta Bocchetti, anche se ormai lei viaggia da sola senza l'ausilio della sorella. Realizza il suo 8° punto, nuovo massimo più vantaggio 8, più 8 il vantaggio da parte di Campobasso. Aguilar, Campobasso prova a scappare, ieri terzo quarto decisivo, Cenci sbaglia, Giacchetti la recupera, Trozzola. Qui Giacchetti ha provato a dare la palla a Bocchetti, ma Bocchetti è più veloce, è stata più veloce della palla. Palla persa. Sicuramente, cioè, in queste situazioni un attacco 3 contro 1, perdere la palla,
non fa piacere all'allenatore questa cosa. Attacca Luca Antoni sbagliando, ancora un errore da sotto per Roma. Anche sfortunata è stata Luca Antoni. Chinonez, Bocchetti che non tira, cercata e trovata Moscarelli, c'è il fallo. Beh, in questo momento Campobasso in questa azione ha sfruttato tantissimo il mismatch che si è creato con la numero 10 Preziosi a marcare su Moscarelli. C'è Coach, una bella differenza. Ti faccio una domanda, anche se non ci sono tiri liberi, giustamente ti faccio una domanda molto tecnica. Tu preferisci in questo caso, prima del tiro, far fallo visto che c'è questo mismatch, o aspetti un attimo? No, sicuramente preferisco fare fallo prima che diventa pericoloso al tiro l'avversario. Sicuramente è stato un buon fallo per Fantini, è il terzo fallo. Il problema di questo fallo di Fantini è stato che è stato fatto praticamente allo scadere dei 24 secondi. Esce Cenci, ritorna in campo col numero 15 Brandimante. Giacchetti rimetterà la palla in campo, servita Moscarella da sotto, realizza 9 per Moscarella. Allora, mentre Chinonez si sta tenendo un po' sui punti realizzati ieri, 25, anche se adesso ne ha soli 14. Intanto gran canestro di Luca Antoni. Moscarella si sta tenendo al di sotto, anche se alla fine sono stati 20 ieri. Vediamo se Moscarella riesce a trovare i punti. Chinonez, la tripla sbagliata, chi va sulla palla? Moscarella, che sta diventando in questo momento la protagonista dell'incontro. Bocchetti corto, la sporca ancora Moscarella, stava per prenderne un'altra la numero 43. Giovanni, coach, come ti dicevo, coach buongiorno, ha cambiato il proprio assetto difensivo mettendosi in una zona 2-3 molto chiusa e mettendo in difficoltà Campobasso sull'attacco. Il duo Moscarella-Chinonez chiudono. Fantini che riesce ad andare a tirare ma sbaglia, c'è il fallo della numero 43, che è il quarto fallo di Moscarella. E non è una bella situazione in questo momento per coach di Odealevi. Fantini realizza, per il momento Moscarella è ancora in campo, ma vediamo già sul cubo del cambio una giocatrice nel caso in cui dovesse segnare Fantini il suo secondo canestro. Lo realizza e sono 15 per la numero 7. Esce Moscarella, ritorna in campo Vitale, che con la tripla nel primo tempo ha dato un po' il là al recupero della compagine molisana. Chinonez, trozzola per Giacchetti, ancora Vitali, c'è Bocchetti libera, trovano Chinonez, ottimo il tentativo ma la palla è troppo. Sicuramente la difesa di Roma in questo momento con questa difesa zona sta mettendo un po' in difficoltà Campobasso. E Roma pian piano sta provando a risalire la china. Preziosi per Brandimante. Brandimante attacca Giacchetti, il tiro è corto ma c'è il fallo. Il terzo fallo di Giacchetti. Il primo tiro libero
realizza anche il secondo. 2 su 2 di Brandimante, nuovamente meno 4 per Roma. Esce Giacchetti, entra Del Sole, parziale di 4-0. Vitale, difficoltà nel superare la metà campo, la palla ancora per Trozzola, si abbassa Del Sole, riceve Trozzola, attacca, grande marcatura di Preziosi, Aguilar la recupera, lo scarico, torna indietro Brandimante, Fantini attacca Quinonez che non può commettere fallo e Fantini realizza. Ma sfruttando il corpo dell'Aquinonez, Fantini ha fatto un movimento sotto canestro, realizzando 2 punti per quota 17. Ed è l'MVP dell'incontro. Grande zona di Roma. Vitale sbaglia. Quinonez la recupera. Non devono far fallo. La palla arriva ancora nelle mani di Passi di Vitale. Qui Roma anche su Quinonez ha difeso bene. Eccola qui il canestro di Fantini. Che grinta Fantini, coach. In questo momento la difesa di Roma molto 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 aggressiva, una zona molto aggressiva, ha costretto coach Dio Dell'Eve a chiamare time out, ci vuole parlare su per vedere di trovare una soluzione in attacco sicuramente. E noi ricordiamo i prossimi appuntamenti delle finali nazionali. Iniziamo da quello del 28 aprile, 4 maggio, è l'Under 19 Eccellenza, a Chiusi Chiangiano. Poi tocca l'Under 15 femminile dal 13 al 16 maggio a San Vincenzo. Poi l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi. Per chiudere con l'Under 15 maschile dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Questi prossimi appuntamenti che noi vi diciamo di non perdere, assolutamente da seguire su basketlike.it o su Italbasket. Meno 2, palla nelle mani di Roma, campo basso allunga la difesa, Aguilar apre per Brandimante, si abbassa Luca Antoni, si muove Preziosi, 9 secondi per chiudere l'azione. Qui ottima la difesa di Campobasso perché non fa creare nulla a Roma. Aguilar sbaglia, Quinonez cost to cost trova Luca Antoni, fallo di Luca Antoni. Quinonez avrà il libero aggiuntivo. Realizza. E sono 17 anche per lei. Quinonez e Fantini le migliori in campo. Giovanni, Roma è in bonus, quindi adesso ad ogni fallo ci sono 2 tiri liberi per Campobasso. 43-38, attacca Luca Antoni. Sbaglia, Quinonez la recupera, il fallo è di Fantini, quarto fallo per la numero 7 di Roma, altri 2 per Quinonez. Fantini è arrabbiatissima. Ci sta coach. Sicuramente sta giocando bene e non vorrebbe uscire dal campo. Però guarda, la soluzione che ha trovato in questo momento Campobasso per diciamo superare l'ostacolo della zona di Roma è di correre. E Quinonez
e Quinones lo sa fare benissimo, cioè ha fatto due penetrazioni, due partenze tutto campo, trovando due canestri sicuramente. Solo uno su due per Quinones, arriva a 16 punti, c'è il fallo, c'è un fischio, la numero 21 Trozzola. Sta per tornare in campo nuovamente Belluzzo, che nel primo tempo ha fatto un lavoro enorme su Quinones. Mi ero meravigliato che coach, ma sa le sue atlete, quindi sa benissimo che coach Buongiorno l'avesse tenuta per 8 minuti Giovanni seduta in panchina nel terzo quarto. Il tiro di Luca Antoni esce corto, Quinones la recupera, attacca, è entrata anche Leghissa, la tripla di Del Sole è lunga, tre maglie nere al rimbalzo, esce Luca Antoni, Quinones rientra immediatamente in difesa, chiude lo spazio, attaccata Luca Antoni, c'è il fallo, vediamo di chi, dovrebbe essere di Trozzola, dovrebbe essere quindi terzo fallo per Trozzola, anzi no. Vediamo il tabellone, il numero 18, secondo fallo di Vitale, Luca Antoni ai liberi. Sbaglia. A livello realizzativo stasera Luca Antoni è un po' sottotono, Giovanni. Solo 8 per lei. 44-39, 2-18 da giocare. Trozzola, sembra che Campobasso, coach, sia riuscita a trovare e a risolvere la matassa. Alla difesa di Roma, si lotta a tre, la palla finisce nelle mani di Bocchetti. C'è Luca Antoni che commette fallo. È il terzo fallo anche per Luca Antoni. ...2-0-1 da giocare in questo meraviglioso terzo quarto, ma la partita è stata tutta meravigliosa. La partita è ancora tutto dentro, sicuramente il risultato, parliamo di 6 punti di vantaggio da parte di Campobasso, però una partita giocata tutte e due le squadre, ovviamente stiamo vedendo un bello spettacolo. Anche Bocchetti arriva in doppia cifra, ieri 7 punti totali, oggi già 10, quindi pian piano tutte le giocatrici tendono a migliorarsi. Gran canestro di Luca Antoni che subisce. E Luca Antoni subito ci ha smentito con la, diciamo che abbiamo detto che stasera aveva realizzato pochi punti, canestro e fallo. Sono 11 con questo gioco da 3 punti per Luca Antoni, riporta meno 4 Roma, 46-42, 1-43 da giocare. Quinones attacca, realizza e sono 18. Sta per tornare in campo Preziosi, nuovo più 6 Roma. Luca Antoni c'era nell'angolo, la sua compagna libera non la vede, va sola, sbaglia, Quinones la recupera, serve Trozzola, Quinones va a terra, la recupera Leghissa, serve Aguilarre. Ferma il palleggio Belluzzo, ancora Luca Antoni che scivola quasi. 7 secondi, Luca Antoni attacca Trozzola, lo scarico per la tripla di Brandimante, la palla tocca il ferro, rimbalzo e ancora di Roma, anzi no, di Campobasso, Bocchetti, serve Quinones, Trozzola, Quinones, ancora Trozzola, la tripla della 21, canestro di Trozzola e fallo di Leghissa. Ci può essere un gioco addirittura da 5, perché
Trozzola segna la tripla. Aguilar fa fallo presumibilmente su Bocchetti. Ci saranno due liberi per la numero 30 dopo la tripla di Trozzola. Sicuramente c'è una situazione che può costare molto cara a Roma in questo momento. Sbaglia il secondo, Benedetta Bocchetti, massimo vantaggio per Campobasso, più 10, ultima azione per Roma. Aguilar, c'è il fallo di Aguilar della numero 18. Terzo fallo di Vitale. Ritorna in campo con il numero 7 Boraldo. Aguilar ai liberi. Li realizza entrambi. Aguilar dice 13 meno 8. Roma, campo basso, attacca anche Boraldo, scivola, palla fuori per Chinonez. Buongiorno chiedeva infrazione di passi. Chinonez scarica, palla persa a 6 secondi e 9 decimi da giocare. Aguilar ci pensa, tira, realizza la tripla del meno 5. Si chiude il quarto, 52 Campobasso, 47 Roma. Coach. Cioè, dal punto di vista dell'intensità è una grandissima partita da parte di tutte e due le squadre, ma stiamo vedendo un poco di vantaggi. Campobasso sta avanti perché sicuramente è un poco rispetto alla norma una squadra più fisica in questo momento, però la forza mentale di Roma di difendere, di lottare su ogni pallone, le sta tenendo in partita. 5 punti, la partita è tutta là, se è in gioco ancora tutto il risultato. Parziale 19-17 per le molisane, quindi questo aumenta leggermente questi 5 punti sicuramente di vantaggio. Sicuramente, però ti ripeto, abbiamo due squadre messe bene in campo, lottano su ogni pallone, non si arrendono mai, e questa è una cosa che le fa onore a tutte quante in campo, sicuramente. Sono 18 i punti di Chinonez, 11 di Bocchetti, 9 per Moscarella, 5 per Giacchetti, 3 Vitali, 3 Trozzola, 1 Del Sole. Per quanto riguarda le molisane, per Luca Antoni, 17 per Fantini, 16 per Aguilar, 2 per Brandimante. Si riparte questi ultimi 10 minuti. Ne deve recuperare 5 alla molisana Campobasso. Si deve anche asciugare un attimo il parquet. C'è il coach Diotallevi che osserva. Ah, ragazza ha messo a disposizione dalla polisportiva Battipagliese a pulire il campo.
si attende ancora l'inizio. Le ragazze dalla panchina iniziano un po' a, soprattutto con Benini, a chiamare proprio la parte di Roma. Si può ripartire con Aguilar che porta avanti il pallone, decide di attaccare Bocchetti, passo ad incrocio, sbaglia il rimbalzo e Di Chinones porta avanti la palla alla numero 11. Ancora Chinones, Trozzola ci pensa un attimo, poi attacca la numero 8 Belluzzo, Vitale. La tripla sbagliata, pallone per Aguilar. Preziosi alza la parabola, il tiro è corto, rimbalzo di Vitale. Coach, Roma deve fare, deve avere le migliori scelte per sicuramente attaccare. Già, però questo quarto quarto si è partito a sprombattuto, si va avanti e indietro. Tutte e due le squadre quindi hanno tutte e due la voglia di vincere questa partita, tutte e due le squadre. Vediamo il fallo di chi è, il fallo è stato subito dalla numero 15 Brandivante, il fallo è stato fatto, non ho visto, dalla 21 Trozzola, quarto fallo per la 21 di Campobasso. Brandivante realizza il meno 4. Campobasso, la situazione falli, Giovanni, sta diventando un poco, abbiamo Scarella con 4 falli, abbiamo Trozzolo con 4 falli, Vitali con 3 falli, Quinonez con 3 falli, due falli. E le Giacchetti con 3 falli, quindi Roma sta provando ad alzare la difesa. Bocchetti e Giacchetti. Riparte il lavoro da parte di Trozzolo, di Belluzzo, chiedo scusa, sul non far prendere palla a Quinonez al centro dell'area. Altra palla recuperata da Roma con Aguilar, si ferma, spara la tripla sbagliata, si lotta al rimbalzo, forse qui un po' troppa fretta di Aguilar, il fallo è di Brandivante, la numero 15 che commette il suo secondo fallo. Tiro sbagliato, il rimbalzo è Preda ancora di campo basso, il tiro è errore, la palla tenuta in campo da Belluzzo. C'è il fallo di Bocchetti. Si riparte con Roma che deve recuperarne 3. Il tiro ancora sbagliato. Il fallo è di Leghissa, anzi no, è di Belluzzo. Chinonez andrà in lunetta. Intanto siamo pronti anche per la terza gara, quella che vedrà impegnate le due capoliste del girone A. Chinonez può provare a ridare più di nuovamente 5 punti di vantaggio.
e ci riesce, arrivando a 20 punti. Attacca Roma con Aguilar, Roma che ha sprecato due importantissime azioni in precedenza, prima con la tripla di Aguilar, ancora però Aguilar sbaglia in penetrazione, serve Quiñones che corre a 10.000 e ne fa 22. E quando parte diventa immarcabile sicuramente. Recuperata da Giacchetti, subisce il fallo di Preziosi. Il primo, la numero 10 Giacchetti, sbaglia il secondo, è tornata in campo anche Moscarella, riprova a scappare campo basso che ha allungato nuovamente a più 8, c'è il fallo di Bocchetti. Terzo fallo di squadra per Campobasso, terzo anche per Bocchetti. Ancora Luca Antoni che sbaglia la tripla, quello che forse non deve fare Roma, coscia, e che le sue giocatrici... forzare qualche tiro, cercare di girare la palla, c'è ancora tempo, 6 minuti e 47, è lunga. Quiñones cade a terra, attacca Preziosi, arriva fino in fondo, non c'è fallo, palla persa da Roma. Deve asciugare il parquet. Si riparte, 6:30 da giocare, 5-7-4-9. Quiñones, bravissima ancora Belluzzo a capire le intenzioni della numero 11, chiedo scusa, sì, della numero 11 in questo caso, si deve ancora asciugare il parquet che sta diventando un po' scivoloso. Rimessa a campo basso. Giacchetti. C'è fallo di Belluzzo. Si spiegano Belluzzo e Quiñones. Rimessa ancora Quiñones, esce, riceve Giacchetti, si muove Bocchetti, palla a Quiñones che attacca, penetra, c'è il fallo su Quiñones. Fallo ancora di
la numero 8 Belluzzo. Chinonez realizza. Uno su due. Chinonez, la palla recuperata da Moscarella. Chinonez che è sui punti quasi della partita di ieri. Moscarella 3 secondi, sbaglia. Luca Antoni lotta con Bocchetti, possesso alternato, palla a campo basso. È arrivata a 23 Chinonez, ieri 25. Giovanni, ne parlavamo prima, comunque è una giocatrice molto forte sotto tutti i punti di vista, sia atletici che tecnici. Adesso Roma si sta caricando di falli, quindi su ogni penetrazione c'è un fallo. Stanno scivolando poco nel contenere l'attaccante, quindi come disposti e tocchi l'attaccante, fallo sicuramente. Terzo fallo di Cenci, di Cenci. Moscarella sbaglia ancora il primo, può riportare campo basso a più 10, lo realizza e sono 10 per lei. Attacca Luca Antoni, il tiro realizzato, 13 per Luca Antoni. Cenci recupera un'altra palla, perde palla Luca Antoni. Moscarella riesce, anzi non era Moscarella ma era Chiovabera, Bocchetti. In queste due azioni c'è stata la fretta da parte di tutte e due le squadre. Servita Chinonez, palla schiacciata a terra per Moscarella. Gran gioco a due fra i due post e trova due punti semplici Moscarelli con un passaggio al bacio di Chinonez. E c'è time out, nuovamente più 10. Moscarella è riuscita a superare nuovamente la doppia cifra, è arrivata a 12 punti, 61-51, 5-08 da giocare. Campobasso vede la linea del traguardo di arrivo, ma Roma, no, prima Roma, di fargliela vedere. Sì, sicuramente Roma è una squadra che non demorde mai, lotta su ogni pallone. Coach Buongiorno cercherà di studiarsi qualcosa per cercare di recuperare questo gap che si è creato. C'è ancora tempo, 5 minuti nel basket sono un bel po' di tempo. E vediamo il bellissimo assist di, rivediamo il bellissimo assist di Chinonez per Moscarella, che ha dato il là al time out di Coach Buongiorno. Coach, te la faccio adesso, ormai abbiamo visto quasi una giornata e mezza, una seconda giornata e mezza di partite. Io non dico dimmi chi è la tua favorita, ma secondo te chi può essere la vincitrice? Anche se è prestissimo, ancora Luca Antoni si inventa quasi un canestro. Il fallo subito dopo il rimbalzo, altri liberi. Ti lascio la domanda. Ma in questo momento bisogna dire le cose come stanno. Del valore espresso in campo da Campobasso, mi sembra che sia la squadra un pelino più forte rispetto alle altre, però il campo, come mi insegna, la fa sempre da padrone, quindi sicuramente tutte le squadre si impegneranno al massimo per raggiungere il risultato sperato di vincere questo scudetto under 19. Realizza Bocchetti. Io in presentazione ieri l'ho chiamato
il sogno, l'obiettivo, il sogno da raggiungere. Sì, sicuramente è un sogno, è un sogno che va a coronare un sacrificio di tutta un'annata di queste ragazze che durante tutto l'anno, fra allenamenti e partite, stanno sempre pronte a lavorare, ad impegnarsi con allenatori, dirigenti e tutto. Bisogna premiare il sacrificio di tutti quanti che dalla mattina alla sera danno il loro impegno in tutto. Due volte il canestro sputa la palla di Fantini. Abbiamo visto, buongiorno, c'è il fallo di Del Sole su Aguilar. Abbiamo, stavo dicendo, per due volte la palla ha sputato il tiro di Fantini. Esce Bocchetti intanto. E anche se ci si mette anche un po' di sfortuna adesso per le file, nelle file di Roma, viene fatta spostare, giustamente deve appoggiare il piede sulla poltrona e adesso sente sicuramente dolore. Numero 9 di Roma, grande stoppata di Quiñones, avanza, si ferma, ragiona, palla a Giacchetti, Trozzola ancora per Giacchetti, la tripla della 10 sbagliata, Trozzola recupera il rimbalzo, torna dietro, la palla nuovamente nelle mani di Giacchetti e forse su questa azione Roma, anche se manca tanto, ha alzato bandiera bianca. Moscarella ne realizza altri due e sono 14. Si sta avvicinando ai 20 punti di ieri Moscarella, che continua a dare comunque il suo contributo a livello di punti sempre. La tripla sbagliata, si lotta al rimbalzo, c'è il fallo ancora di Del Sole. Su Cenci probabilmente, vediamo un attimino chi andrà in lunetta. Sì, questo ce l'ha suggerito Benini in panchina, che noi non avevamo visto la giocatrice che, a cui era stato fatto il fallo. Però Cenci sbaglia. Entrambi i liberi, c'è invasione, si deve ripetere, invasione di Moscarella. Cenci realizza il suo primo punto, attacca tutto campo Giacchetti, si ferma, torna indietro, rivà da Del Sole, si cerca e si trova Trozzola, si cerca Moscarelli, si va da Giacchetti, Quiñones, la tripla realizzata. Secondo me Giovanni con questa tripla Quiñones ha messo il punto esclamativo sulla propria prestazione, ma credo anche sulla partita. Nulla mi vogliono gli amici di Roma, però penso che la partita sia abbastanza chiusa in questo momento. Quiñones ne dice 26 e sarà lei l'MVP dell'incontro ad essere intervistata dopo da Giancarlo Miglioria. Trozzola si ferma, cercata ancora Quiñones che ne vuole 28, ci arriva, migliora di gran lunga i 25 di ieri, 6-9-5-2. Più 17 ad 1,53 da giocare. E ci sono dopo questa partita due verdetti importanti. Sicuramente, cioè. Perché Campobasso, nonostante, anzi, con questa vittoria Campobasso consolida il primo posto nel girone, sicuramente. Ma soprattutto si qualifica alle semifinali. Devo ricordarmi solo se il regolamento dice come dovrebbe essere: prima, perché ha vinto i due scontri diretti, ovale, poi la differenza canestri.
devo solo riguardare un attimo il regolamento. Le certezze sono due: Campobasso è qualificata, Geas è eliminata. Sicuramente Gianni, quindi c'ha velleità ancora Roma e Venezia. Le uniche due che si incontrano domani, quinto fallo di Luca Antoni. Chi vince domani tra Roma e Venezia sarà seconda o... Vabbè, sicuramente chi vince sarà eliminata. Seconda. Dovrà quindi uscire la seconda classificata e un'altra, ahimè, sarà dopo eliminata. La brutta batosta, non prestazione, parliamo di batosta da parte di Venezia. Oggi ha vinto una partita complicata e si rimette tutto in gioco domani contro Roma, realizza Trozzola. Ieri 72, oggi 70. Ne ha subiti 46 ieri, 52 oggi. Diciamo che è la difesa di Campobasso che fa la differenza, che ha fatto la differenza in queste due partite. Entra in campo con il numero 12, Moffa. Un minuto 60 secondi da questo istante, aspettiamo solo la fine per decretare la prima qualificata di queste finali nazionali. Ripeto, le speranze di Geas erano che Roma battesse Campobasso per poi giocarsi tutto. Esce anche Quiñones, l'MVP dell'incontro. Sicuramente una spanna superiore a tutti, Giovanni, ma non nulla togliere alle ragazze di Roma che hanno fatto una grandissima partita, però Quiñones è stata di una in campo mostruosa sicuramente anche stasera. Ma ieri 25, oggi 28, quindi è per il momento, anche se la scelta, ringraziando Dio, non la faccio io. Potrebbe essere anche nel quintetto ideale delle finali nazionali, ma ringraziando a Dio la scelta non la faccio io, ci sono gli organi preposti a questo. La canestro realizzato da Preziosi, la tripla, primi tre punti, si ferma giustamente il pallone, viene messo a terra. Alle semifinali che si disputeranno giovedì, non sappiamo ancora contro l'orario. Chi sicuramente, ecco, contro chi ancora, contro chi, quindi diventa importante la prossima, le prossime due partite sicuramente. Vediamo come sicuramente sarà il proseguo. La cosa bella l'abbiamo detto ieri, ecco qui Benigni non ha giocato, tutta Campobasso viene a salutarla. Sicuramente è un bel gesto da parte di tutte, sicuramente. Noi aspettiamo, coach, l'arrivo delle statistiche in modo che tu possa leggerle e poi vado io con gli highlights, anche se il tempo adesso stringe un pochino per la prossima partita. Sì, giustamente la partita ha avuto ritardo qui, quindi è normale che la prossima inizierà. Dai. Eccole qua, coach, vai. I tiri liberi si sono equiparati, 22-31 Campobasso, 23-31 Roma. E la differenza è che Roma ha tirato da 2. 10 su 44 da 2 e Campobasso 17 su 35. Quasi più del 50%, quindi alla fine è questo. Da 3, 5 su 25 Campobasso e 3 su 15 Roma. E dove si è sovrastato, 54 rimbalzi da parte di Campobasso contro i 34 di Roma. Dove Campobasso vediamo stasera un bel po' di palle perse, 25 palle perse contro le 17 di Roma, quando Roma ha messo pressione nel terzo quarto, ha cercato di recuperare e di far perdere palla a Roma. Comunque è stata una bellissima partita, giocata bene
da parte di tutte e due le squadre. Un plauso a tutte quante quelle che vanno in campo. E adesso io ringrazio coach Antonio Crisconio. Grazie a te Giovanni sempre. Aspettiamo il ritorno di Kevin Cusenza, poi ci vediamo per l'ultima partita. Cerchiamo di... eccoli qua gli highlights, sono partiti. Vediamo ancora Fantini ad andare a canestro. Ancora qui. Ancora gli highlights. Ecco ancora gli highlights che stiamo vedendo qui, la tripla di Aguilar. Poi il canestro ancora di Fantini, vediamo anche la tripla di Aguilar ancora che... qui Quinones ancora che fa il bello e il cattivo tempo. Poi all'improvviso è iniziata Moscarelli, poi il canestro di Fantini, ancora Quinones che è stata la vera dominatrice con 28 punti. Altra attacco di Quinones dopo il canestro di Luca Antoni. Qui la tripla di Trozzola, una delle artefici della parte finale che è andato in là al viaggio di... campo basso, ancora Quinones che va a canestro in sottomano, qui riceve ancora Quinones, grande assist per Moscarella. Ancora la numero 43 che di punti questa sera ne ha fatti 14. E noi fra poco ci appresteremo a vedere la Omep Sbattipaglia contro Costa Masnaga. Vediamo un attimino le giocatrici che si stanno riscaldando. E in attesa di dare la linea poi a Giancarlo per le interviste. Ci stanno arrivando anche le liste della prossima partita, quindi stiamo un attimino lavorando su entrambi i fronti. Ci stanno arrivando ci sono arrivati le liste, le formazioni di Battipaglia e di Costa Masnaga. Noi siamo in attesa di collegarci con... e allora... allora diamo la linea a Giancarlo Miglialia per le interviste a bordo campo. Eccoci, bentornati da bordo campo Palazzauli. Si è conclusa anche la seconda partita. Vittoria squillante della Magnolia Basket Campobasso sul Basket Roma 71-55. Siamo qui con coach Dieter Levi, con Blanca Quinones, che so che ha poca voce, quindi faremo veramente il giusto, anche perché ti aspettano altri giorni di grandi sfide, di grandi partite. Coach, innanzitutto, che partita è stata? Una squadra ovviamente tra le migliori, la migliore d'Italia, l'avete vinta soffrendo un po' all'inizio, poi con grande solidità però. Beh, la partita era difficile, il fatto che abbiamo preso noi un break e un vantaggio, siamo stati bravi a gestire il ritmo e a limitare quelle che sono
i due talenti importanti del basket Roma, che sono Aguilar e Luca Antoni. Secondo me in quel frangente siamo riusciti a prendere un po' di vantaggio. Le ragazze sono state bravissime, tutte quelle che sono entrate si sono dedicate a quello che era il piano partita, per cui anche nei momenti di difficoltà dove magari qualcosa non è entrato, magari erano canestri o tiri o nostri tiri, sono state brave a tenere lì l'attenzione soprattutto in difesa. Secondo me siamo state bravissime soprattutto in difesa. E Blanca è stata molto intelligente oggi, che sembra una cosa per una giocatrice di questo talento, di questa fisicità. Il fatto che oggi sia stata molto intelligente secondo me è un complimento, è il miglior complimento che, le posso fare. Ma tutta la squadra sono state super. Blanca, 30 punti, prestazione superlativa, però quanto è importante per te? Abbiamo detto oggi l'avete vinta sicuramente con i tuoi punti, col tuo talento, ma una prestazione anche oggi di squadra in cui poi i momenti diversi della partita sono altre le giocatrici che diventano protagoniste. La domanda è quanto è importante per te avere il sostegno delle tue compagne di squadra? Beh, sicuramente il sostegno dei nostri, tra di noi, è più importante di quello individuale. E penso che siamo state brave su questo punto di vista, che nei momenti di difficoltà, anche quando loro stanno recuperando, siamo stati insieme e abbiamo trovato le giuste scelte per andare avanti e portarci a casa questa partita. Coach, sicuramente il vostro ragionone è particolarmente impegnativo, forse dei due. A questo punto siete praticamente già qualificati, siete già primi nel girone, se non ho fatto male i conti, però credo che comunque in una manifestazione così breve si è sconsigliato abbassare un po' troppo il motore, no? I giri del motore. Assolutamente. E la squadra ha vinto oggi la partita, perché veramente c'è stato un lavoro dietro di tanta gente che magari ha fatto meno canestro, ma è stata incredibile. Trozzola su Luca Antoni nei primi tre quarti è stata eccezionale, ma così come Bocchetti, Giacchetti, quanto si è difeso, cioè sono state tutte molto brave. Non possiamo abbassare l'attenzione. Questo è solo un passaggio, adesso siamo contenti, per un'oretta chiaramente l'entusiasmo ci sarà, tra un'ora dobbiamo pensare a JS, che ha dimostrato in queste due partite di essere un'ottima squadra, per cui la dobbiamo affrontare con massimo rispetto e attenzione. Non ci possiamo permettere. Blanca, l'ultima cosa, promesso, oggi anche praticamente avete giocato in casa, un supporto del pubblico arrivato da Campobasso straordinario, tu sei una di quelle credo che senta di più questo calore, no? Sì, sicuramente l'appoggio del pubblico è come il sesto giocatore in campo e penso che ci ha aiutato anche questo. E il fatto di stare insieme, perché siamo alla fine una famiglia, e contano sia quelli di fuori che quelli che stanno in campo. Grazie Blanca, ti lascio alla doccia. Grazie mille. Chiudo con coach Dietallevi. Prego, certo, grazie Blanca, grazie mille. Due vittorie, zero sconfitte, due partite sicuramente molto convincenti. Se devi fare un piccolo appunto alla tua squadra, dove credi e speri di poter migliorare nei prossimi tre giorni, che sono quelli che poi assegneranno il titolo? In alcuni momenti non muoviamo a sufficienza la palla, ma abbiamo secondo me delle individualità importanti e entrare troppo nei meccanismi secondo me a livello giovanile non è del tutto utile, cioè dobbiamo lasciare anche l'estro e il talento individuale, per cui è questo quello che si rischia ogni tanto, di andare un po' fuori giri, perché il talento individuale ci porta a fare delle scelte che magari non sono le migliori, però secondo me a livello giovanile va fatto questo, cioè vanno lasciate libere di esprimere le proprie caratteristiche, sbagliando, perché è l'unico modo per imparare, per cui dagli errori sono contento che loro ogni giorno fanno un passo in avanti, sono incredibili. E credo che questa sia la più grande soddisfazione per un coach, soprattutto a livello giovanile. Più in generale, Gabriele, ti chiedo cosa stai vedendo, è chiaro oggi è solo il secondo giorno di gara, hai avuto modo credo di vedere le altre squadre, che finali stai vedendo però? Beh, le finali sono estremamente interessanti, nel senso che la qualità, al di là delle singole squadre, cioè se una squadra sulla carta è potenzialmente più forte, ma solo sulla carta, perché io ho visto partite punto a punto, partite dove si sono lottate tutte la gara, con grande carattere, con grande attenzione, anche tatticamente con un'ottima preparazione da parte di tutti gli allenatori, per cui secondo me molto interessanti, al di là delle singole individualità, per cui... Ti stimolo su un ultimo dato, anzi no, mi dicono che siamo in ritardo, avremo modo di parlare nei prossimi giorni, tu sei contento, lo so. Va bene, grazie Gabriele, ancora complimenti e sicuramente avremo modo di parlare nei prossimi giorni. Grazie ancora, io vi do appuntamento tra qualche minuto alla terza partita in programma, la prima del girone B. Per il resto vi ricordo che su FIPSTATS è possibile seguire tutte le statistiche, tutte le finali nazionali.
e che dal 4 al 7 aprile avremo l'appuntamento con Romix, dove la Federazione Italiana Pallacanestro sarà presente con il proprio stand. Quindi appuntamento adesso con la prossima partita e poi torneremo anche con il salotto. Grazie mille.